Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Grande Russia dei santi, dei re, la grande Russia del Pietro grande, di la Caterina II, quell'impero russo grande, colto, di tanta cultura, di tanta umanità. Non rinnegate mai di queste eredità. Io direi che mi interessa sapere il parere di Natalia Tocci, perché sarebbe come se uno in Italia dicesse: voi siete eredi dei Cesari e dei Medici. Non vedo un messaggio, in questo devo dire sposo un po' la tesi di Tarquinio, non vedo un messaggio nazionalista cripto-putiniano dentro questo appello del Papa. Però allora, mi interessa... il tema qual è? È il momento in cui è stato pronunciato questo discorso. Cioè, se questo discorso fosse stato pronunciato 1, 2, 3, 10 anni fa, probabilmente non avrebbe fatto gran piacere agli ucraini, perché comunque non dimentichiamocelo, diciamo, sono esattamente quelli gli imperatori che poi di fatto hanno occupato l'Ucraina, no? Quindi a loro non avrebbe fatto piacere, proprio di dire, insomma, poco male, no? Ma il punto è che questa guerra è animata da Putin, che è lui stesso, ma lui lo dice, ispirato da questi imperatori. Cioè, tutto, quindi la natura di questa guerra, e quindi questo è il momento in cui diventa così tossico parlare di impero e parlare di non dovete rinnegare una memoria di impero, la memoria appunto di Caterina la Grande, di Pietro il Grande. Quindi, secondo lei, Natalia Tocci, c'era un'intenzionalità del Papa? No, non credo. No, assolutamente, cioè, assolutamente no. Dico che del Papa l'effetto è stato un effetto catastrofico. E quindi, visto che credo fermamente che su temi di natura umanitaria, non politica, ma umanitaria, la famosa trattativa sui bambini, credo che ci sia un reale potenziale valore aggiunto del ruolo del Vaticano, è un valore aggiunto che è stato in qualche modo svuotato da queste parole. Tutto qua. Stefano Feltri.